Ciao tesorine! Allora, oggi voglio mostrarvi cosa ho ricevuto dalla Starlux, che è un'azienda o americano-inglese, non ricordo, scusate, che ha voluto inviarmi una loro box. È simile alle nostre, ad esempio, Sugar Box, però la cosa innovativa, la cosa bella secondo me, è che all'interno ci sono esclusivamente prodotti make-up. E questa è una cosa favolosa perché sì, è bello ricevere il profumino in mini size o un prodotto bio specifico, però non so voi, però io amando tantissimo il make-up, questa la trovo una cosa spettacolare. E poi il bello è che sono tutti prodotti full size, quindi è una cosa meravigliosa perché almeno c'è poi la costanza di utilizzare un determinato prodotto e sapere se poi ci si trova effettivamente bene o no, perché con un campioncino non puoi capire veramente se il prodotto funziona o no, quindi vedete voi. Comunque la box è questa qua, ovviamente era all'interno di un pacchettino e la trovo anche molto elegante, molto molto carina, molto semplice però bellina. Poi vedete, rispetto alle nostre è davvero fine, piccola, eccetera. E l'interno si presenta in questo modo. Allora, ecco. Le cose mi devono sempre cadere. C'è la solita schedina dove viene mostrata la collezione che c'è all'interno e dietro la spiegazione. Favoloso perché poi ci sono anche c'è anche il modo d'uso, diciamo così, quindi veramente una cosa fantastica. Qua sotto ovviamente vi lascio il link del loro sito, così se siete curiose potete andare a sbirciare. Poi le cose sono veramente molto protette perché qua ci sono un sacco di veline che tengono il tutto e questi sono i prodotti. Chi mi segue su Instagram ha visto già la foto perché io appena mi arrivano i pacchettini le cose devo mostrarle, soltanto che poi ci vuole un attimo prima che metto online il video perché ho talmente una lista così di video in sospeso, collaborazioni che devo fare prima e quindi non riesco. Comunque vi tengo sempre aggiornati in ogni modo, quindi qua sotto se volete andate a cercare il mio contatto Instagram e iscrivetevi, se così si dice, se non ce l'avete fa lo stesso perché anche poi su Facebook riesco a postare le stesse foto, quindi da una parte o dall'altra siete comunque aggiornate. Appunto, ci sono questi prodotti qua e sono 4 e come potete vedere sono in taglia grande. Allora, la prima cosa che voglio mostrarvi è questa cialdina, questo ombrettino che è il Disarray. Adesso non so se l'ho pronunciato giusto, vediamo se mette a fuoco così lo vedete, ecco. Ed è questo colore qua, favoloso perché ci hanno azzeccato, sanno che amo i colori belli scuri, belli forti, ed è questo blu, nero, viola, è un mix molto scuro, vedete? Per fare ad esempio uno smokey è perfetto, ora ve lo swatcho, è matte, vedete? Ed è così, bello, bello scuretto. Mi piace, non è tanto, vedete, tanto pigmentato perché ci vogliono un po' di passate, però è un bel colore, anche se non è troppo pigmentato va bene perché essendo scuro, poi se no due occhi così. Poi, altra cosa, c'è questo che mi intriga tantissimo, come al solito io questi prodotti li vedo per la prima volta con voi. E c'è questo mascara che voi non potete capire perché non potete sentirlo, ma è di una pesantezza assurda. Adesso lo apriamo così lo vediamo insieme. Questo qua è il numero MC01 Black. Si presenta così, bello lungo devo dire, ed è ancora incartato. Vediamo un po' com'è. Scusate se sentite dei cani, ma oggi sono tutti in calore, mi sa. Ed ecco qua lo scovolino, come piace a me. Bello grasso, bello ciccioso,
volumizzare e allungare all'estremo le nostre ciglia. Adesso è soltanto una preview, poi più in là magari vi faccio una review o se diventano miei preferiti li vedrete nella top 10 del mese. Poi questo qui che è un rossetto, se vedete i packaging sono davvero molto molto seri, molto tranquilli. Adesso ce la possiamo fare, ok? E il numero è questo qua, ve lo mostro perché facciamo prima. Ed è questo colore qua sul tono aranciato, lievemente perlato, non glitterato. Questo qui, ve lo swatcho. Molto luminoso, molto bello. È un colore che secondo me d'estate può andare bene, poi soprattutto io che prendo poi una colorazione abbastanza ambrata, questo lo trovo poi molto giusto. E poi come ultima cosa c'è questo che è un lip sugar, non li ho mai provati, vedremo, si presenta in questa jar. Utile perché poi quando finisce il prodotto uno lo può utilizzare per fare dei depottamenti o non so. È un profumo di miele, secondo me. Miele. Ed è così. Quindi poi quando riuscirò a provare questi prodotti vi farò sicuramente sapere, così almeno avete un minimo di recensione e se siete interessate sapete come mi sono trovata. Niente, io ringrazio tantissimo ancora la Starlux che mi ha dato l'opportunità di mostrarvi i loro prodotti e di farvi scoprire questa nuova box, questo nuovo genere di box esclusiva make-up. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!